E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti al nostro ultimo live della settimana perché domani si parte per Roma e quindi ci vedremo live, ma live per davvero, spero. Comunque mi veniva da ridere se mi avete visto sorridere all'ingresso in scena perché stavo leggendo un sacco di domande, ormai mi trollate in continuazione domande su Shiba e shitcoin varie. Fate i bravi, mi raccomando. Fate i bravi. Comunque, oggi giornata all'insegna degli airdrop, perché tra i promo code di Prime XBT che vi dropperò durante la live quando meno ve l'aspettate, quindi non scappate via, dovete vedervela fino alla fine, perché ovviamente l'ultimo promo code sarà proprio verso la fine. Sono tre promo code da 180 dollari l'uno di trading bonus per Prime XBT, che è un exchange di CFD su varie cripto. E non solo, perché c'è anche il Forex, ci sono materie prime, ci sono stocks, ci sono un sacco di cose ed è ottimo per il trading intraday perché non ci sono come nei perpetual i funding e le fee sono bassissime, 0,05% maker e taker. Quindi ripeto, per i trader intraday che non tengono aperte posizioni la notte, quindi di un giorno a più, è l'ideale perché vi ricordo c'è la fee overnight, quindi tenere aperte posizioni a lungo vi costa di più e smette di convenire. Io comunque nel dubbio oggi vi airdropperò questi tre promo code che sono da inserire nel vostro profilo nella sezione appunto promo codes. Per chi non avesse il profilo e quant'altro, vi ho lasciato chiaramente da bravo scillatore e ve lo lascio ancora il mio referral link per aprirlo. Non serve KYC, si apre veramente in 2 minuti. Oltre a questo, non è che è l'unico airdrop di cui parliamo oggi. C'è l'airdrop di P-Stake, c'è l'airdrop in arrivo di Astroport, il DEX su Terra. Ci sono degli airdrop organizzati da Huobi, di NFT, di... È assurdo, è veramente Natale in anticipo questo periodo. Spero che duri a lungo. In ogni caso, noi, al di là degli airdrop, facciamo i nostri soliti discorsi sulla DeFi, sui nuovi farm, sull'analisi della situazione Bitcoin, su quanto siamo bullish riguardo a crypto.com che ogni giorno se ne esce con notizie folli. Ragazzi, io non so veramente come dove li trovano tutti quei soldi lì. Partiamo proprio da quello. Questa è stamattina mi sveglio, mi sciacquo, mi lavo la faccia, vado a far colazione, apro Twitter e vedo sta cosa. Ho detto: cos'è? Cos'hanno come cos'è? Una navicella spaziale? Cosa vogliono combinare? Poi leggo lo stadio, ragazzi, dei Los Angeles Lakers e degli LA Kings. Si chiamerà Crypto.com Arena. Ma cioè, ho detto: ma no, è per finta, è assurda una roba del genere. Poi guardo meglio, hanno speso 700 milioni cash, così, tac, pronti per fare questo rebranding. Ragazzi, io continuo a dirlo, ascoltate queste mie parole perché le prossime persone e aziende più ricche del mondo arriveranno dalle cripto. Ricordatevelo perché sarà così, cioè fondi ovunque, sponsorship ovunque, mondo dello sport, mondo dello spettacolo. Cioè, non so veramente più che cosa dire. Tra FTX, Crypto.com, Binance, ovunque, sono arrivate veramente ovunque e questo credo sia un modo giusto, tra l'altro, per andare mainstream, perché noi che siamo un po' addetti ai lavori siamo smanettoni, guardiamo e non abbiamo bisogno del cartellone con scritto crypto.com, però noi siamo una minoranza, quindi dobbiamo pensare che se vogliamo arrivare, come dice crypto.com, crypto in every wallet, quindi in tasca a tutti, bisogna utilizzare questi metodi, quindi queste campagne di marketing orientate veramente alle masse. E tra Matt Damon, tra queste le arene più importanti del mondo, perché tra i Miami Heat per FTX, gli LA Lakers per crypto.com, direi che ormai diventa difficile anche andare in giro e non vedere qualcosa legato alle cripto. Anche nel calcio italiano ormai le vediamo da tutte le parti. E era ancora più bullish la dichiarazione, adesso ve la ritrovo, che ha fatto Chris di Crypto.com, che è il CEO di Crypto.com, che quando l'ho letta ho detto: vabbè, adesso devo bere almeno un ettolitro di acqua ghiacciata. Dov'è che la ritrovo? Eccola qua. Questa frase dice: tra qualche anno, quando ogni persona al mondo holderà
possiederà delle cripto, guarderemo indietro a questo momento storico sapendo che questo era il giorno in cui le cripto sono diventate mainstream. Chiaramente lui mette FOMO sull'evento del rebranding, ma al di là di questo a me mette ancora più FOMO sapere che insomma molte persone pensano che in un futuro neanche troppo lontano tutti deterranno delle cripto. Cioè immaginatevi quanto è ancora concettualmente distante, ma quanto ci può volere al fine di arrivare veramente a un futuro di questo tipo. Io vi chiedo, infatti io ho commentato, ho finito l'acqua ghiacciata, me ne serve altra, perché veramente tanta bullishness in una volta sola, era da tempo che non la vedevo. Io ve lo chiedo anche a voi, secondo voi, domanda così provocatoria, sia per chi ci segue live che per chi ci seguirà in differita, quanto tempo ci vorrà affinché, non dico tutti, ma la maggior parte della popolazione mondiale deterrà davvero criptovalute? Ditemi la vostra opinione perché sono veramente curioso e anche euforico, vi dirò. Poi procediamo con le altre notizie. Ovvero, dunque, partiamo da qua. Allora, anche più di una per chain, ha il suo Olympus DAO o fork, no? E quindi Solana ha detto, ma ascolta, io no, cosa sono, il più scemo di tutti? E tac, Invictus DAO, che è la Olympus, il fork di Olympus DAO su Solana. In realtà fork no, perché su Solana c'è un linguaggio di programmazione diverso, quindi è una versione scritta in Rust, mi pare, su Solana, per Solana, della classica Olympus DAO, ok? Come funziona? Al solito modo, al posto di OM oppure Time di Wonderland, qui abbiamo IN, che è insomma la coin di Invictus DAO, e l'altra differenza è che c'è il rebase costante. Se eravamo abituati con Wonderland, con Olympus DAO e simili, che ogni 8 ore c'era il rebase, ovvero l'APY che vedete scritto qua corrisponde a pagamenti fatti ogni 8 ore, in cui in base al numero di nuovi time, nel caso di Wonderland, erogati, tutti gli staker di time con i loro memo si vedevano quindi accrescere il numero di memo di una percentuale che dipendeva appunto dalla nuova emissione. In questo caso il pagamento avviene ogni blocco di Solana, quindi pressoché in streaming, possiamo dire. Infatti su questo articolo che lo spiega, tac, vedete che il balance in staking continua a crescere proprio per questo. E niente, che dire, al di là della FOMO, quindi solito maneggiare con cura queste cose, perché i rischi sono assolutamente comparabili a quelli di Wonderland, di Olympus DAO, ne abbiamo parlato n volte, quindi mi raccomando, maneggiare con cura, è un'operatività a rischio estremo. Anche il rendimento è molto alto, quindi riflettendoci, ragionandoci, si può tirarci fuori qualcosa di buono. I bond invece hanno una scontistica che varia molto nel tempo. Sono stati introdotti i bond in USDT e USDC, che però adesso non convengono perché non c'è una scontistica sufficiente. Quelli in token LP invece, tendenzialmente, avevo seguito per un po', sono rimasti abbastanza spesso convenienti. Conveniente lo è quando il bond lo sconto sul bond è superiore al return on investment di 5 giorni, perché il bond matura in 5 giorni, ovvero se io vado ad acquistare il bond in USDC con l'LP, quindi devo avere l'LP token su è di Radium questo, quindi devo andare a dare in e USDC su Radium, prendo l'LP, ecco adesso vedete ha già droppato il ROI, questo per dire che cambiano molto in fretta. Vado a dare, recupero l'LP e lo utilizzo per acquistare questo bond, vado a bondare qua e riceverò dopo 5 giorni degli in a questo, come se li avessi acquistati a questo prezzo, quindi con uno sconto del 7% circa. Tuttavia, se nel frattempo in mi frutterebbe di più in mero staking, non ha senso acquistarlo in sconto. Questo è un po' il senso. TVL in crescita molto veloce. Non so perché, sinceramente, è nuovo. Penso che oggi sia il suo primo giorno di vita, però ormai la FOMO è veramente a livelli
completamente folli, cioè ci stiamo abituando a standard sempre più alti di APY. A me sta cosa fa una paura dannata, perché poi quando ci sarà la fase di contrazione il dolore sarà sicuramente maggiore, quindi maneggiare con cura, lo ripeto tante volte a costo di essere noioso. So che sarebbe più bello fare della FOMO e i pin, ma no, facciamo che lo maneggiamo con cura con il nostro classico cippino. Ormai noi abbiamo creato questa nuova unità di misura del sistema internazionale. Adesso gli ho mandato una PEC per chiedere di inserirlo nel sistema internazionale delle unità di misura, il cippino, che è una piccola somma di denaro buttata via in gambling. Questa è la definizione di cippino. Comunque niente, vi volevo soltanto dare un piccolo riscontro su ciò. Poi, ecco, andiamo avanti con gli airdrop. Allora, il mondo Atom, vero, il mondo Cosmos, ve l'ho detto, ormai distribuisce token a suon di airdrop. Abbiamo capito che questo è un po' il suo modus operandi per le distribuzioni iniziali di vari token. Il progetto P-Stake, che al di là dell'airdrop è interessante, aspettate che magari lo andiamo anche a vedere, vediamo se riesco ad aprirlo, op. Allora, è una piattaforma di liquid staking. Ragazzi, sottolineate liquid staking perché sarà un trend importante e quindi va seguito questo settore. Liquid staking significa il poter ottenere un derivato liquido, quindi avere liquidità a disposizione, quando si va a mettere in staking una coin. In questo caso parliamo di Atom, quindi se il mondo Atom dovesse di fatto crescere e avere copertura maggiore, il mondo Atom è tutto proof of stake per definizione, perché le chain costruite con il Cosmos SDK, con l'algoritmo di consenso Tendermint, sono proof of stake e di conseguenza si comportano tutte in maniera simile, hanno un consenso molto simile e hanno di fatto lo staking, la delega e i validatori. Se io vado a mettere in stake la mia coin, il mio token, insomma, se dall'altra parte ho delle opportunità sulla DeFi che ormai sta arrivando su tutte le chain, mi incazzo un po' perché dico, beh, tientello tu, allora io non valido, non delego, cosa delego a fare per il 6-7% quando con la DeFi ho il 20%? Attaccatevi al tram, come si suol dire, no? E quindi questo disincentiva lo staking è bene per la salute delle chain, che è bene che più persone possibile deleghino o validino i blocchi, e quindi abbiamo un po' un conflitto di interessi, non benissimo, conflitto di interessi che si può sanare grazie al liquid staking. Il liquid staking permette di dire, bene, tu hai Atom, metti in staking, deleghi e così fai la tua parte nella governance della chain che deve andare avanti, nel contempo noi ti diamo un P-Atom in questo caso. Guarda che bello, P-Atom è STK Atom, non so, adesso non mi ricordo bene com'è il percorso che fanno loro, ma è un po' come dire ETH e STETH con Lido, Sol ST Sol, oppure Sol M Sol, P Sol, PRT Sol, ce n'è mille, sono comunque dei derivati liquidi del Sol messo in staking, quindi metti a rendita Sol e P Sol ti va a crescere di valore nel tempo, lo stesso succede per STK Atom, vedete che abbiamo staking APR 7%, quindi matura valore, in più lo usi come collaterale, quindi hai due benefici dello staking e della DeFi in un unico asset. Il liquid staking è fondamentale, quindi sarà sicuramente un trend, non so come, dove, perché, quando, non chiedetemi quale token del liquid staking devo comprare perché so che volete arrivare lì, in realtà per adesso c'è Lido e pochi altri progetti interessanti da seguire e le tokenomics non è che siano spesso bellissime di quei token lì, quindi attenzione a non dire bel progetto uguale APIN nel token, perché spesso questa equazione non ha senso. Comunque a fine di studio, ok, banalmente va seguito come trend. Detto questo, torniamo all'airdrop. Per chi aveva in staking o no, you must hold, forse neanche in staking, per chi holdava a questo punto, io pensavo per chi aveva in staking, ma controllate lo stesso nel dubbio, per chi holdava Atom o XPRT, che è il token di Persistence, che è l'altro progetto di P-Stake, magari ne parliamo in un altro momento,
Mi pare che almeno 100 Atom bisognava avere, se non ricordo male. Vabbè, comunque voi checkate nel dubbio che è gratis, nel momento dello snapshot che era il 2 di settembre di quest'anno alle 12.00 PM, mezzogiorno UTC, quindi alle 2 ora italiana. 2 settembre, se holdavate Atom o XPRT, date un occhio a insomma questa finestra che vi controlla se avete diritto o meno all'airdrop. Poi rimaniamo in tema airdrop, perché mi sono messo a seguire le community italiane di Huobi, vi consiglio di farlo perché continuano a fare airdrop, ragazzi, è una figata. Giusto oggi, che tra poco vi faccio anche il tweet, ho visto che fanno un giveaway di NFT. A proposito, ma non avevo pensato di shillarvelo, ma ve lo shillo anche qui già che ci sono. E allora, Huobi Italy, tac, eccolo. E dov'è? È di un po' di tempo fa, in realtà. È pure un viaggio nello spazio, poi vi shillerò anche questo, magari, il concorso. E eccolo qua, si può vincere 6 NFT Solpunks e Sollamas. E adesso c'era anche il tweet un po' di tempo fa su come funziona, ma è semplicissimo, cioè ci vogliono tipo 3 minuti. Se siete registrati a Huobi, basta tipo seguire il profilo su Twitter di Huobi Italy, fare like e retweet e basta, avete praticamente già finito. Quindi assolutamente sforzo zero, why not, come si suol dire. E invece, ecco, questo ve lo volevo dire, c'è un airdrop di token, quindi cose estremamente più liquide degli NFT, ma gli NFT di fatto secondo me valgono di più, anche se io non me ne intendo molto di NFT. Anche in questo caso, per partecipare c'è tempo fino a domani, se dovete seguire Huobi Italy, come vi dicevo prima. Poi c'è su Twitter, c'è sempre di nuovo il tweet di Efforce, eccolo qua. Dovete semplicemente ritwittarlo, seguendo queste informazioni che ci sono in questo form, ritwittarlo menzionandolo e poi dire: io voglio WOZX, che è il token in questione, perché, e magari memate, fate un meme, fate qualsiasi cosa, perché voglio fare i pin, perché voglio che faccia 2500 per, eccetera eccetera, includendo questo hashtag, taggando un po' di gente così a caso su Twitter e completando questo form. Io nel dubbio il form ve lo condivido, aspettate che vi giro il link giusto, perché questo è il link che mi ha aperto a me, eccolo, tac, tac e ritac, e se vi va potete assolutamente partecipare a costo zero. Questo Efforce io non conoscevo la sua esistenza, a dir la verità, è un progetto che apparentemente ha dietro il signor Wozniak, quindi sì, proprio lui, quello di Apple. Il grafico di Efforce in realtà non è proprio bellissimo se lo andate a vedere, ma il progetto non sembra neanche il peggiore che esista, riguarda l'energia rinnovabile, cose di questo tipo. Vabbè, io vi volevo solo shillare l'airdrop, a dire la verità, così, giusto per. Poi, torniamo a parlare di DeFi invece. VVS Finance, che è la DeFi su Kronos, ha aggiunto, la principale DeFi su Kronos, il principale DEX su Kronos, ha aggiunto proprio oggi stesso un bel pool di stablecoin che ci mancava, USDC, USDT, con un onestissimo 73% di APR. Non ho visto se è già disponibile ad esempio su BIFI, ma secondo me sì, se li conosco, vediamo. Andiamo a vedere in tempo reale, in real time proprio. Allora. No, Kronos, dai. Fai il bravo, eccoci qua, USDC, USDT, 103% di APY, perché ti fa l'autocompound, quindi a minimo sforzo. Niente male, oserei dire, per essere un pool di stablecoin. Ragazzi, non ci si può lamentare, ve l'ho detto, ci stanno abituando troppo bene e la cosa mi spaventa. E quindi questo, niente, ve lo volevo soltanto condividere. VVS tra l'altro è un po' il golden standard della DeFi su Kronos in termini di sicurezza e legittimità. Acqua ghiacciata, perché qua con degli APR del genere, cioè non lo so come faremo a tornare alla normalità quando non ci saranno più. E quindi niente, questo è tutto. Allora, adesso facciamo anche il primo drop di promo code, perché altrimenti poi mi dimentico, io lo so. Allora, sapete come funziona, ve lo droppo qui, quindi piazzo un bel campo di testo
con scritto testo, e adesso incollerò proprio il promo code. Quindi state pronti, spero che abbiate aperto PrimeXBT dietro con il vostro profilo, pronti a incollare il promo code. 3, 2, 1, pam! Via! Divertitevi, divertitevi. E quindi questo è quanto, dicevamo, per quanto riguarda WWS Finance, la DeFi, eccetera, eccetera, eccetera. Io intanto vi lascio il promo code una decina di secondi, anche una ventina a disposizione lì, perché ve lo dovete scrivere a mano. Non lo copio e incollo nella chat, altrimenti ci sono dei bot antipatici che le ultime volte li spazzolavano tutti. Nel frattempo possiamo vedere come il nostro Bitcoin adesso si è messo in questo range, bello comodo, e continua a palleggiare tra sopra e sotto, giocando con i pool di liquidità in basso in domanda e facendo degli antipaticissimi falsi breakout in offerta. Quindi Bitcoin, ti devi decidere, devi un po' dare una spintarella. Bene, allora, io spero che qualcuno di voi se lo sia beccato. Nel frattempo Cro esce dallo schermo, pump di Cro di nuovo, mamma mia, andiamo a vedere che succede. Ormai io mi sveglio solo la mattina con le notifiche di crypto.com dell'app. Cro ha fatto più 10%, Cro ha fatto più 5%, Cro ha fatto più 30%. Una serie di notifiche infinite dei movimenti di Cro, ragazzi, è folle. 50 centesimi di dollaro. Assurdo, incredibile. Vietato dampare il cashback in questo periodo. Comunque, io non avevo finito con voi perché abbiamo visto Kronos anche su Bifi, airdrop a cannone con Huobi, Astroport tra poco, che lo so che volete puntare tutti lì, vi interessa questo di più in assoluto, ma prima mi autoscillo le nuove grafiche del nostro profilo Instagram. Spero che vi siano piaciute e vi piacciano, perché finalmente nel nostro team c'è un grafico dedicato a Instagram, alla creazione di post su Instagram. Ci voleva, e direi che si vede abbastanza il salto di qualità dei post fatti in casa, con impegno ma in casa, e invece post fatti da un professionista, un po' più dinamici, un po' più carini. Io spero che vi piacciano. Vi spoilerò una cosa: seguitemi su Instagram, rimanete sul pezzo, anzi adesso vi scillo anche il link al profilo di Instagram. Se qualcuno sa tra l'altro come si può fare a ottenere la spunta di verificato, ditemelo, perché sono totalmente disperato, sono pieno di scammer che si impersonano a me e vanno a spammare roba fuffosa. Non riesco a ottenere la benedetta spunta di verificato. Help, se qualcuno sa come posso fare, scrivetemi, mandatemi un DM su Instagram e ditemelo. Comunque io vi condivido il link del mio profilo Instagram, perché a breve, così giusto per celebrare questa bellissima novità delle nostre nuove grafiche, guardate cosa abbiamo qua, tac tac, da fare il giveaway. Sono ancora belli incartati e saranno vostri, non è che li ho presi per me, perché il mio è qua, quindi quelli saranno assolutamente vostri, gentilmente offerti dagli amici di Ledger. Tra poco ci sarà anche il Black Friday, chi non riesce ad accaparrarselo durante il Black Friday, o meglio, chi non riesce ad accaparrarsi il giveaway può comprarlo durante il Black Friday, forse è diversa la cosa. Il giveaway sarà su Instagram, quindi mi raccomando, fate i bravi e seguitemi. Ultimissima cosa, Astroport, poi passo alle vostre domande. Allora, Astroport è uno dei protocolli più attesi su Terra. È un DEX finalmente come Dio comanda, cioè adesso c'è TerraSwap, ma TerraSwap è così, cioè è un DEX giusto nella sua versione scheletrica, è una versione veramente minimalista del DEX, dove puoi dare liquidità, non ci sono, non c'è liquidity mining, non c'è il suo token, non c'è una mazza, non c'è veramente nulla. E quindi, e non c'è manco la dashboard, hanno dovuto crearla a parte la dashboard per vedere la liquidità, gli APR, tutto, cioè veramente il minimo indispensabile, quindi ci vuole un bel DEX come si deve. Arriva Astroport e il bello è che dropperà token a pioggia a tutti coloro che in qualche modo ci interagiranno. Allora, aiuto, sta letteralmente scoppiando Cro, ragazzi, state calmi, non ce la faccio più. C'è da diventare pazzi qui, basta, questo Cro ci fa impazzire, aiuto. Cosa hanno fatto? Hanno comprato un altro stadio, hanno comprato il Colosseo, hanno comprato Piazza San Pietro, non lo so. Completamente folle, Cro.
Torniamo su Astroport un attimo, che la temperatura sta salendo. Allora, Astroport, vi dicevo, ci sarà un airdrop del token Astro a tutti, hanno detto gli utilizzatori. Adesso vi dico anche, aspettate che vi condivido il post di Medium. Eccolo qua, 1 e 1, 2. Allora, ci sarà un Astro airdrop per gli utenti DeFi attivi, quindi per chi va a smanettare in giro con la DeFi su Terra, per chi l'ha fatto in passato in realtà, quindi non è che lo dovete fare da oggi, lo dovete aver già fatto. Se siete utenti attivi della DeFi su Terra, di sicuro questo sarà per voi. Magari avete usato Anchor, Mirror, TerraSwap e quant'altro. Poi per tutti gli altri invece ci sono il 2 e il 3, due lock drop si chiamano. Perché? Come funzionano? Allora, il primo lock drop consisterà in chi, cioè sarà indirizzato a chi migra la liquidità da TerraSwap ad Astroport. Quindi, troppa acqua ghiacciata, dal 6 dicembre 2021, che è il giorno in cui inizia appunto il primo lock drop, ci sarà la possibilità, verrà detto quale, cioè verranno detti quali pool di liquidità saranno coinvolti, e ci sarà la possibilità, vi faccio un esempio, Luna UST, di andare a prendere l'LP token che si ha su TerraSwap, Luna UST, portarlo su Astroport, metterlo in stake su Astroport, quindi Astroport si ciulla la liquidità e fa un bel dito medio a TerraSwap, e noi ci becchiamo i token Astro, quindi è un po' un vampire attack, tipo quello che c'è stato da SushiSwap a Uniswap al tempo, e ci sarà una serie di pool per cui si potrà fare appunto questa operazione. 7 giorni. I primi 5 si potrà depositare, prelevare a piacere i token LP. Il giorni 6 e 7 si potrà solo prelevare e in misura ridotta, per questo si chiama lock drop. Consiglio comunque di seguire con costanza le notizie, perché andranno a spiegare meglio poi quali saranno i pool, quali saranno le, come dire, le tempistiche poi di prelievo, per quanto verrà bloccata la liquidità e così via, perché il lock drop della liquidità serve proprio per lanciare, per fare il cosiddetto bootstrapping della liquidità su Astroport, che parte da zero. Finito questi 7 giorni parte la fase 2, dove aprirà il pool Astro UST e sarà possibile depositare liquidità sotto forma di Astro e di UST, e si otterranno ulteriori Astro, quindi anche gli Astro ottenuti durante la fase 1 si potranno impiegare nella fase 2. E poi, finita la fase 2, il giorno è il 20 di dicembre, lancia ufficialmente Astroport con il suo liquidity mining, con i suoi pool, e insomma avremo finalmente un DEX degno di nota, e mi aspetto anche qua degli APR, mamma mia, spinti, perché deve appunto vampirizzare TerraSwap e dovrà essere assolutamente competitivo. Troppa roba, airdrops everywhere. Basta, con questo ho terminato e insomma, lo seguiremo molto bene, ci staremo sul pezzo, e adesso direi che tocca a voi, sperando che CRO si dia un attimino una calmata. Il mio sogno è CRO a 10 euro, vabbè, ok, mamma mia, adesso no, ho tutto o niente. CRO a 5 dollari e vado in pensione anticipata, molto anticipata. Basta fare i moonboy, dai, basta, smettetela, che poi rosico perché io sono il dampatore di cashback. Poi, dunque, andiamo un attimino in alto. Come ti proteggi dall'esposizione al dollaro durante farm con stablecoin nella DeFi? Guarda, diversificando anche in euro. Fortunatamente adesso c'è la possibilità di farmare qualcosina anche sull'euro, ma ti dico la verità, tendenzialmente io non penso troppo all'esposizione al dollaro, anche perché gli APR direi che coprono alla grandissima l'eventuale downtrend del dollaro. Occhio a non entrare ora, ovviamente, ecco, se qualcuno stesse pensando di longare, di entrare ora su CRO, considerate che siamo al massimo di un trend parabolico, quindi non so, potreste farvi un attimino male, non saprei. Maggior rendita passiva di Solana. Dunque, adesso Solana ha fatto un attimino di cioè è meno competitivo. Vedete quanto è mercenaria la liquidità. Adesso su Solana c'è sempre Sunny
sui pool, in particolare Sol, MSol e compagnia Bella. Però, come vedete, non fanno più tanto impazzire come i PY, cioè c'era il periodo che eravamo abituati molto bene su Solana, ma quel periodo al momento non è più tanto, come dire, in voga. Ci sono queste, insomma, quelle, le stablecoin e i vari asset portati da Wormhole che hanno APY un po' più alti, però tendenzialmente, insomma, di solito c'è di meglio, ecco. È una buona diversificazione anche per le stablecoin, perché vedendo questi pair abbiamo un 22-24% che non è male, però ora che c'è Kronos, c'è Terra, ci sono tutte quelle cose lì, non fa più tutta questa gola. Per il resto, su Solana non mi pare ci sia chissà che cosa, perché tra, cioè l'unico è Sunny, poi ci sono un po' di lending per collateralizzare cose che però non pagano neanche più di tanto. Sì, ci si può fare il solito giochino, borrow più, cioè collaterale più borrow, però non ci sono tutti sti margini di profitto. Quindi, ragazzi, non lo so, Solana ultimamente non è che ci stia farmando tantissimo, non so voi. Orca, ma neanche tanto su Orca in realtà, eh. Avevo visto che non è che ci siano grandissime cose. Vediamo, Pulse. Sol USDC, ok, però c'è l'impermanent loss. Orca Sol, lasciamo pur stare. Vediamo, USDC, USDT 13%, MSol Sol 8%. Siamo lì, siamo lì. Siamo USDC, le meme coin non potevano mancare. Vedete, non è, cioè non è da volare via. ST Sol, questo non è malaccio, eh? Sol ETH. Questa è una coppia carina questa, però le coppie classiche, tra virgolette, non sono proprio da diventare pazzi, ecco. Wormhole ETH, c'è un bel po' di roba, un po' di cose strane, esotiche anche, però insomma, questo è un po' il solito disco. Un sacco di pair, ma da quando è che sono arrivati tutti sti pair? Da quando è arrivato Wormhole, sicuro. E poi dicevate Mercurial anche, ma anche quello mi ricordo che ci avevo dato un'occhiata. Aspettate, ho il pulse qua sotto. 9, 11, 16, 18, ma niente di cui impazzire. Non lo so, dite pure voi, se avete qualche altro input su Solana. Comunque, dunque, Luca, hai dumpato i tuoi spell farmati? Li dumpo ogni 2 settimane circa. Quelli lì, quelli che farmo, che adesso li farmavo su Avalanche anche, che c'era il nuovo pool su Curve, che poi mettevi in stake l'LP su Abracadabra, però tendenzialmente sì, anche perché non è che sia in un bellissimo trend, eh? Daniele, non tappati le orecchie, ma purtroppo no. Allora, ho investito tutto sulle azioni della Lazio, ho fatto bene? Secondo me no, guarda, così a naso. Così a naso ti direi di no. Avvicinandosi per la prima volta allo staking di stable, meglio accontentarsi di USDC su crypto.com, immagino, può essere una buona idea andare su UST. Personalmente sceglierei UST perché è decisamente semplice da utilizzare. Livello di rischio contenuto non zero, ma neanche crypto.com è a rischio zero, quindi conoscete i rischi, mi raccomando. Black Friday ci scilli Ledger, ragazzi, ma me lo chiedete pure se vi scillo il Ledger durante il Black Friday, cioè assolutamente sì. Luca, hai mai pensato di diventare un validator nominator? Ci sto lavorando, perché una delle cose che mi sono piaciute durante l'evento di Cosmos è stato proprio conoscere un po' quel mondo lì e mi è venuta voglia di entrarci un attimino dentro. Poi, vediamo un attimo cos'altro abbiamo. Ogni tanto torno su, giusto per non perdermi le varie domande. Luca, conosci Cryptomon? Cosa ne pensi? Non lo conosco, no. Adesso, ragazzi, sti giochini, play to earn e robe del genere, ne stanno uscendo delle porcate ciclopiche, ho notato. Non, magari non Cryptomon, non voglio dire questo, ma come succede sempre, quando si hanno dei trend come i metaversi, game, eccetera, come è stato in passato per la DeFi e altre cose, escono porcate,
Tremende, tremende, attenzione. Luca, aiuto, ha prelevato da Binance senza inserire il memo. Male, male, ti tocca sentire il support, entrare nel viaggio infinito delle conversazioni con il support. Attenzione, attenzione. Orca Mare è sempre evergreen, esatto, è assolutamente un pool fenomenale. Fenomenale. Come passare la liquidità da Crypto.com a Terra? Prelevando Luna, ad esempio, su Terra Station. Terra Station è il, come si chiama, il wallet, nonché estensione browser del mondo Terra. Luke, Raka numero uno in watchlist CoinMarketCap, numero uno per vendite NFT su Binance. Raka, che cos'è Raka? Radio Caca. E quel robo lì, ragazzi, io non so cosa dire. Trending, vedo che siamo sempre a livelli altissimi, biggest gainers, livelli ancora più alti, recently added, livelli estremi. Ragazzi, io non so mai, non ce la faccio più, cioè, Angry Squid, Genshin Shibinu, Shiborghino, Baby De... basta, basta, ma basta ste shitcoin, ma finiranno mai ste cose? C'è gente proprio che gli fa schifo i soldi, che butta lì, li butta in ste robe qua. Raka, vediamo Raka. Radio Caca, infatti, me lo ricordavo. Che cos'è? Non so che cosa sia, ma qualcosa mi dice che se è in trend di solito è una shitcoin, non lo so. Però è su Binance, mai detto? Beh no, insomma, non sembra una shitcoin. Scusate, mi redimo. Vediamo un po' di che cosa si tratta. NFT, DeFi, GameFi, un po' di buzzword. Però sembra che, insomma, non... Metamon, cos'è? Sì, insomma, un po' di play to earn, che non guasta mai. Un po' di Doge. Un po' di faccine belle, di cani, ragazzi, cioè il primo impatto diciamo che non è dei migliori, però non lo so, faccio un passo indietro e mi riservo, rank 209 pure, mi riservo il diritto di esprimermi più avanti, ok? Facciamo così. Allora, consigli degli strumenti per migliorare la privacy su Ethereum, tipo CoinJoin per BTC, c'è Tornado Cash su Ethereum, Tornado Cash. Luke, sai che non riesco a spostare i CRO dal wallet DeFi a MetaMask, mi faresti vedere? Devi fare attenzione su che chain li stai muovendo, occhio, perché il wallet DeFi, dunque i CRO te li fa muovere, non so se te li fa ancora muovere ERC20. Secondo me te li fa muovere crypto.org oppure Kronos, quindi attenzione a non far casini con le chain. Vai dall'exchange di CRO, sì, anch'io farei così, dal DeFi wallet te lo sposti sull'app di crypto.com e poi li muovi da lì con più calma. Ciao Luca, come lo vedi Celsius per fare staking? Ragazzi, non è staking, mi raccomando, non triggeratemi, perché lo staking è la validazione delle chain, quindi il mettere in staking significa delegare o avere un validatore su una chain oppure metterli in un pool, mentre Celsius è lending, sono quelle piattaforme CeFi, che sono cose diverse. Detto questo, che vi ho fatto il pippozzo da chi è sempre simpatico, no, ci sta, Celsius mi piace molto, mi è sempre piaciuto, assieme a BlockFi, assieme a Nexo, Crypto.com, eccetera, eccetera, eccetera. Mettiamo tutti in staking Bitcoin, esatto, ottima idea, rendiamolo proof of stake Bitcoin, basta, stop al consumo energetico. Allora, che poi, cioè, lo so che sono dettagli, però è sbagliato dire mettere in staking Bitcoin se li si mette a rendita su crypto.com, ad esempio. Sono a rendita, ma non sono in staking. In staking sono gli Atom se li delego a un validatore, oppure gli Atom se li metto in un pool, in uno staking pool di qualcuno, allora sì. Per chi volesse iniziare va bene Binance, per fare cosa? Comunque ti direi di sì, Binance è super top, oserei dire, super super top. Ma da crypto.com per tornare da Arbitrum si aspettano i 7 giorni? No, se tu prelevi sulla rete Arbitrum non devi aspettare,
Terrai monitorato il progetto Tectonic? Ci puoi giurare se ci sono degli APY del genere, poi che ormai Kronos, cioè, veramente impressionante. Luca, ma il corso sulla DeFi, ragazzi, se sarete a Roma ne scoprirete di più. Se non ci sarete, lo scoprirete lo stesso, ma magari lunedì anziché venerdì. Venerdì ho il mio speech sulla DeFi in una mezz'oretta, ho preparato alcune slide che vi piaceranno e sarà un'introduzione al corso sulla DeFi, vi dirò la data in cui uscirà. Spoilerone. Ma scende CRO o devo piangere? Piangere, solo piangere. Luke, parli di BankUI. BankUI è un money market su Avalanche, ne abbiamo parlato in N occasioni. Non paga più come pagava una volta, ovvero quando... No, radio caca, basta. Switch Network, ok? All'inizio pagava in una maniera terrificante, adesso un po' meno. Infatti borroware costa, ahimè, ormai siamo abituati addirittura al lusso che borroware paga, ma purtroppo al momento costa. E money market su Avalanche, quindi assolutamente top, top gamma come piattaforma. E il loro token sinceramente non mi fa impazzire, un po' come tutti i token farmabili. Questo è un po' il discorso. Dov'è? Ci sono ancora le reward. Sì, QI AVAX dà un buon APR, questo è un po' il migliore incentivo a detenerlo, ma per me non basta, sinceramente, perché io voglio valore nel token sul lungo periodo. Poi. Dunque. Dove siamo finiti? Mi fai un'analisi di Cielo, sia USDT che BTC. Va bene. Allora, Cielo, BTC, prima. Non benissimo, direi. Sembra un po' spenta, hype spenta su Cielo. E quindi è ritornato in questo range addirittura, ha perso un po' tutta la FOMO che aveva. E direi che come target appetibile il range low 6.300 potrebbe arrivarci. Mentre Cielo USD, vediamo, vabbè, è diverso grazie a Bitcoin. Però anche in questo caso sembra entrato un po' nella fase discendente del ciclo e vediamo un po', perché anche qua non è che ci sia tanta direzionalità, cos'è una roba del genere. Poi è un mercato abbastanza nuovo, non si hanno tanti livelli di riferimento, ma sembra più laterale che altro. Però sembra che in entrambi i casi siamo un po' nella fase calante. Non mi ispira. Cadena non riserva mai giornate tranquille, montagne russe. Ma ragazzi, io non lo so questo Cadena che cos'è che vi ha mandato in FOMO, perché a me non ha fatto impazzire, sapete? Però è in FOMO folle, cioè perché? Per quale ragione? Non capisco, è ancora una chain abbastanza in disuso, o sbaglio? Cadena della bici, esatto, è caduta la Cadena. Perché non streami a 60 fps? Ragazzi, 60 fps, poi già mi insultate perché vi lagga a volte. Se streamo a 60 fps è la fine del mondo. Quindi no, direi che non è cosa. Allora, Superminer, che cosa Superminer? Si mina a manetta, Cadena? Bah, Cadena è super scillato sui social. E ho notato. Send grafico, andiamolo a vedere. Send BTC, opla, wow. Però non male, metaversi spingiamo, mamma mia. Beh, Send ci sta però, perché se c'è un metaverso sul quale sono bullish è The Sandbox, oltre agli Decentraland e quant'altro. Però meritato, le land spingono, anche le land, io sono contento, ma non le vendo manco morto, mai vendere una land, questa è la mia regola numero uno, niente male. Alla fine un video sui progetti più esplosivi per il 2022, mamma mia, non sono un grande fan dei progetti esplosivi, però lo potremmo fare, dai, le altcoin più interessanti del 2022, però lo facciamo magari a dicembre o a gennaio, perché no. Sono un infermiere che ascolta la tua live durante la terapia, occhio a non fare una siringata d'aria nel frattempo al paziente, perché sei lì che stai guardando il grafico di CRO che continua a salire e via. Ti hanno abilitato il multi quality, adesso l'utente può cambiare la qualità dello streaming manualmente, ma non sempre, purtroppo non sempre,
Cioè, mi sono accorto che a volte mi. Perché io non sono partner di Twitch, sono affiliate, che è il livello inferiore, perché non streamo abbastanza, cioè non streamo ogni giorno, 3 ore al giorno, ci sono dei limiti. E quindi di fatto non ce l'ho sempre il multi quality, ce l'ho quando magari non c'è traffico, non lo so. E quindi è, insomma, è, a volte se ti fissa poi alla massima risoluzione è un po' un casino. La qualità si può cambiare quando hai abbastanza viewer online, ok, però a volte mi ricordo che me la bloccava anche quando in piena FOMO avevamo 2000 viewer. Comunque, dov'era? Previsioni su WWS token. Che dampa. Puoi richiederla alla partner con i tuoi numeri? No, purtroppo no, non streamo abbastanza ore al mese. È quello il fatto. Dovrei tipo lasciare andare lo stream a più infinito. Sei contento di noi? Ragazzi, io vi amo, non è che sono contento di voi, altro che. Allora. Qua c'è una domanda un po' diversa dal solito. Aspettate che la voglio recuperare. Eccola, allora, ciao Luca, domandina un po' lunga. Cosa ne pensi delle coppie Alt e TH? Uno youtuber che fa ottima analisi tecnica proponeva questo spunto di riflessione, ovvero, perché comprare le Alt se Ethereum le brucia tutte? E consigliava di acquistarle solo se sono oscillatori, eccetera, eccetera. Allora, al di là del discorso del consiglio, mica consiglio, è interessante come discorso, perché io faccio spesso questo stesso ragionamento con BTC, cioè se le alt performano meglio di BTC ha senso cercarle, se performano peggio tanto vale che io mi rimango su BTC. Su Ethereum potrebbe essere un discorso simile, però io di solito vado a fare l'analisi Ethereum-BTC per vedere se è meglio Ethereum o meglio BTC e ragiono quindi se appunto andare a cercare Ethereum o Bitcoin. Per le alt di solito, visto che comunque Ethereum di per sé è volatile, non lo utilizzo come base currency, ma di solito vado a guardare sempre BTC, non Ethereum. Le coppie alt Ethereum potrebbero aver senso per un'operatività ancora più spinta, ancora più speculativa, perché i cicli sono ancora più volatili che contro Bitcoin. Però è uno spunto di riflessione di fatto interessante. E ora vi droppo il secondo promo code. Allora, ci siamo. Il secondo promo code è qua, sempre da 0.003 Bitcoin, $180 circa su PrimeXBT. Bababam, eccolo. Così vi ricordo che il promo code vi dà un credito di trading che potete usare per, insomma, per fare operazioni. Il profitto sarà prelevabile, ma il bonus non è prelevabile, quindi potete usarlo appunto per masticare un po' il trading, per fare un po' di pratica, impratichirvi, e poi se fate profitto lo prelevate, se non fate profitto, pace, rimanete sul pezzo, seguitemi, perché me ne hanno dati un po' di promo code a sto giro, quindi ve ne troppo veramente una rafficata che godrete tantissimo. Questo è il secondo. Nel frattempo il grafico di Ethereum, già che ci siamo, lo possiamo analizzare, così facciamo l'analisi on the go. Anche qua range non particolarmente interessante, c'è una tendenza, volendo, sul settimanale ad essere un range in accumulazione. Stiamo a vedere adesso dove sarà il prossimo low e in base a quello possiamo anche azzardarla volendo una posizione, ma per il momento io resto sempre della mia idea che vorrei vedere uscire da sto benedetto range per essere un po' più confident nell'aprire una posizione. Se invece lo perdiamo a ribasso, lo scenario diventa bearish. Sono un po' le due alternative, visto che il range è di durata notevole. Spero che vi siate puppati il promo code, perché il tempo è scaduto e ora andiamo a vedere qualche altra domandozza. No, in realtà lo lascio ancora lì. Ne manca ancora uno di promo code, quindi fate i bravi. Allora, a Roma si può ancora venire e sono sold out, se non ricordo male, quindi purtroppo no. Cosa ne pensi di una possibile strategia su Nexus in cui deposito Biluna e con gli N Luna ricevuti li swap per BETH e con gli NETH che ho li metto in ETH PSI? Allora, Biluna, ricevi N Luna, li swappi per BETH, che così non sei più esposto a Luna, cioè ti esponi a ETH.
Cioè, mi sembra un giro inutile, no? Perché cioè, tu non sei più esposto a Luna, perché di fatto tu hai dato via i tuoi N Luna per ETH. Sei esposto a ETH e li metti in ETH, cioè ti conviene andare direttamente nel pool ETH Psi, se è quello che vuoi. Se vuoi rimanere esposto a Luna, conviene rimanere sul pool, sul vault di Luna, di Biluna. Oppure, se si vuole esporsi un po' in Biluna e un po' in Psi e massimizzare l'APR, poi c'è il farm N Luna Psi. Quello sì, però swappare Luna con come si chiama? Con gli ETH, cioè non sei più esposto a Luna. Potresti. No, dov'è? Dove siamo? Ma credi che Anchor reggerà anche in bear market? Io sto già pensando a scenari catastrofici. No, ragazzi, non è che collassa. La cosa che può succedere è che magari si abbassa l'APY, ma perché dovrebbe collassare? Cioè, comunque è abbastanza sano da un punto di vista di riserve. Se andiamo a vedere su Mirror Tracker, abbiamo lo yield reserve di Anchor, è in crescita. Cioè, è più sano che mai, è in crescita continua lo yield reserve. Questo perché, tra l'altro, adesso che il borrow APR è negativo, perché i borrower sono sempre di più, nonostante, tra l'altro, il borrow APR è negativo, guardate, tac, a parte la flessione dovuta adesso un po' al piccolo ritracciamento, ma il total borrow vedete che è tendenzialmente in crescita. L'APR quant'è adesso? No, 0,3, quindi ancora positivo, però la yield reserve è in aumento, quindi che dire, per il momento sta andando benone alla grandissima. Quando lo yield reserve inizia a calare e si avvicina allo zero, parliamo di 70 milioni di dollari da spendere, quindi non è proprio così una cosa che succede dall'oggi al domani, quello che può succedere è che non c'è più yield da pagare, quindi prima che arrivi a zero chiaramente si abbassa l'APY, ma c'è da analizzare questo parametro in primis, quindi sinceramente io credo che terrà, mia personalissima opinione, terrà alla peggio, ridurrà l'APY dal 20% al 15%. Beh, schifo, non fa lo stesso, cioè, siamo abituati molto bene, cioè, tenete a mente questo, siamo abituati troppo bene, anzi, quindi questo è il discorso. Allora, 54 minuti, ho il momento di andare a guardare qualche graficozzolo. Come vedi il token di Huobi, perché ora è quello che è rimasto più indietro? Dipende da quanto successo avrà Huobi, il che insomma Huobi spinge molto. Volevo andare a vedere. Ah, arriva Gino Pez anche su FTX. Ma hanno fatto la IEO? No, no, è vero? Madonna, Gino Pez farà 4.000 per. Madonna che FOMO. Vabbè, non volevo guardare questo. Una cosa che è impossibile nelle cripto è, cioè, riuscire a fare una cosa. Vuoi fare una cosa e fare quella e non farti distrarre da altre 87 cose. Comunque, Huobi, 10 miliardi al giorno di volume, direi che male non è, ok? Quindi è assolutamente cioè, tra i top exchange, detenere il suo token non è una cosa stupida. Io non ce l'ho, ma perché ho solo FTT e BNB per scelta. Però in generale i token degli exchange top difficilmente sul lungo termine non pagano, ecco, questo mi sento abbastanza di dirlo. Bene, bene, bene. Allora, Bitcoin, graficozzo di Bitcoin. Partiamo dal settimanale anche qua, guardate che bello scherzetto che ci ha fatto, eh? Non è bella sta candela, mamma mia se è brutta. Speriamo che da qui a venerdì si ripigli un attimino, perché se ci fa una roba del genere si mangia tutta questa parte e ci fa veramente un brutto scherzo, perché si mangia l'all time high, si mangia veramente l'all time high, tac, e cioè sul settimanale intendo, e tutto questo movimento delle ultime settimane. Quindi non benissimo, non benissimo. Selling pressure notevole qua, engulfing bearish marcata, questo non vale già più, adesso poi droppiamo l'ultimo. Vedendo sul daily invece, vediamo il nostro range che dicevamo. Range con batoste di offerta,
Quindi ad ogni tentativo di higher high, guardate come l'offerta va ad abbattere, a sopprimere. Sposto il microfono, se no non sentite un tubo. Va a sopprimere, ci riporta sempre a pescare da questa zona di liquidità che per ora tiene botta, speriamo che lo faccia di nuovo, perché se adesso non tiene questa zona di liquidità riparte lo scenario di ritracciamento. Quindi, che dire, tac, tac, abbiamo avuto di nuovo un higher high soppresso, con di nuovo soppressione e falso breakout. Insomma, non è proprio una price action da sogno, in particolare se andiamo a perdere il range. Finché il range rimane siamo comunque salvi, perché abbiamo la domanda qua sotto che ci sostiene, guardante tra l'altro un bel point of control qua proprio, quindi questa zona diventa una zona cruciale per l'ultimo movimento. Se noi andiamo a vedere il movimento da qua a qua, quindi proprio l'ultimo macro ciclo rialzista, dai 30.000 a dove ci troviamo ora, vediamo che la concentrazione massima dei volumi è tra i 46 e i 48.000 e intorno ai 60.000 qua. E quindi perderli significherebbe distribuire intorno ai 60.000. Non è proprio lo scenario più bello, però la struttura sul breve diventerebbe bearish, perché avremmo range rotto a ribasso e quindi inizio di un ciclo ribassista. Sul medio-lungo termine abbiamo comunque un bias discretamente bullish, perché abbiamo questo low come riferimento, quindi ok, se andassimo a fare tac tac così la cambieremmo la struttura, perché avremmo un lower high, ma deve ancora passare tempo. Se invece andiamo a fare un lower low, allora lì la cambiamo subito, nel senso appena facciamo il lower low e non siamo neanche più così bullish sul lungo periodo. Fino ad allora vale sempre la posizione di costruzione long su tutto questo intervallo, invalidazione sotto al low, quindi lo stop loss in caso di lower low, altrimenti se vediamo che facciamo delle robe di questo tipo lì, vabbè, si cambia in itinere ed eventualmente si va a seguire un'ipotesi differente di lower high, higher low, accumulazione, lateralità, ma ripeto, ci vuole tempo affinché si sviluppi, quindi non ha senso cercare di prevederla ora. Questo è quanto. Poi abbiamo visto oggi, condividendo su Telegram, la total market cap che ha, vedete, ha infranto per la prima volta la trend line, e adesso sono curioso di vedere come si comporterà con i 2.4 trillions qua giù, perché se tengono botta bene potremmo magari costruire un range, oppure non lo so, lateralizzare in qualche modo qua dentro. Se li perdiamo purtroppo ritorneremmo, vedete, in questa zona, quindi avremmo di nuovo uno scenario di ritracciamento un pelo più profondo. Occhi puntati, insomma, bisogna vedere un po' che succede. Altcoin invece, attenzione, abbiamo un possibile bottomino a metà, quindi questo scenario potrebbe cambiare e noi cambiamo il nostro disegnino, visto che ormai ci piace, ci sentiamo artisti, ci piace assai disegnare. Potrebbe fare qua una cosa di questo tipo, tac, stiamo a vedere, perché questo scenario non sarebbe proprio dei migliori. Per le altcoin chiaramente potrebbe essere un po', come dire, un freno a mano e un attimino di ritracciamento anche per loro. Layer 1, vedo che Avalanche è quello che in questo periodo spinge di più, sta facendo quasi degli all time high, e poi vabbè, c'è Crow che è veramente on fire, vediamo un po' cosa ci riserverà l'immediato futuro. Io nel frattempo vi droppo l'ultimissimo codice. Allora. Ciao Luke, secondo me sarebbe interessante sapere anche come gestisci il tuo tempo con le cripto. È vero, sarebbe curioso come discorso, Perché è vero. Sarebbe... È un lavoro di fatto, quindi sarebbe curioso fare un video su come organizzo la giornata. Magari sì. Allora, opla, ultimo codice. Ci siamo sul pezzissimo, babam, a voi, godetevelo tutto, non spendetelo tutto in un trading leva 100 per, non sbriciolatelo, perché poi insomma non vi dura. Io nel frattempo vi ringrazio un sacco per avermi seguito, per partecipare alle domande. A cosa serve? Prime XBT è un trading bonus, non sono gli ultimi, quindi seguitemi live sempre, preso, grandissimo, seguitemi anche nelle prossime live su Twitch, quindi chi arriverà dopo su YouTube non li potrà usare,
Quindi le prossime volte venite live su Twitch, dai, sono $180 di trading bonus a botta. Grazie a PrimeXBT per averli condivisi con noi. Se volete essere sul pezzo la prossima volta che lo droppiamo, avere già un account, ci vuole un minuto a farlo, vi lascio il mio referral link qua, papam, nella chat, così avete già l'account su PrimeXBT, poi lo inserite, avete il bonus accreditato. Il primo che arriva lo prende. Ragazzi, non è che rimane lì per tutti. E bene, benissimo, svegli alle 5, 3 ore di palestra, leggi due libri, La bella vita dei cripto investitori, se magari è ben diversa, credetemi, quella è la vita dei bananari, che fan credere i bananari, doccia fredda, mi sveglio alle 5, meditazione, poi vado a correre, poi mangio la verdura, ma quante cazzate, bah, io odio i bananari, basta. E poi si legge ovviamente Padre ricco, padre povero almeno 5 volte al giorno, altrimenti non va bene. Ragazzi, vi faccio un carissimo saluto, mi raccomando, non seguite i bananari, li riconoscete subito, sono tuttologi e appena va in trend una roba poi ne parlano, quindi parlano di tutto, poi vanno di moda le cripto, parlano di cripto, bananari. Ragazzi, vi faccio un caro saluto, ci vediamo a Roma, lo spero, domani il video ve lo dovrei droppare lo stesso, quindi vi tengo compagnia. Amici cripto bananari, alla prossima e buona serata.